commento di Nuccio Fava alla visita di Papa Francesco Bergoglio al Quirinale. Buonasera Nuccio, a te la parola, vai. Intenso,
internazionale, europea e mondiale in favore della pace e quindi per una crescita complessiva della, di umanità, potremmo dire, del popolo italiano. Scusa, una domanda, Nuccio. Torniamo al rapporto economico, fiscale, potremmo dire, che c'è anche tra Italia, tra lo Stato italiano e il Vaticano. Mussolini nel 29, tra le prime grandi cose che fece, grandi ovviamente a livello storico, poi ai posteri l'Artua Sedenza, no, il fascismo è stato comunque condannato, però comunque è stato un politico che ha governato l'Italia per 20 anni circa, come Berlusconi d'altronde, appunto fece un accordo in cui mi sembra che lo Stato italiano finanziasse in qualche modo, mandasse dei soldi al Vaticano e dimmi se mi sbaglio, ma mi sembra che ancora dei soldi e anche abbastanza dallo Stato italiano arrivino nelle casse del Vaticano, o mi sbaglio? No, non ti sbagli, ma non è da vedere come un fatto mercantile o come un fatto di scambio di interessi, perché se si considera l'attività che, come dire, le parrocchie, gli oratori, quanti ragazzi frequentano gli oratori, quanti addirittura campioni nell'atletica, nel calcio, nella pallacanestro passano attraverso gli oratori che sono opere della Chiesa. Quando ero ragazzo io quanti film abbiamo visto attraverso i cineforum del mondo cattolico, ma pensa soltanto alla Caritas, a tutti i centri di ascolto per le donne sole, per gli abbandonati, pensa a tutti i luoghi in cui un barbone può andarsi a fare la doccia, può andarsi a pigliare un pasto caldo, tenuti dai francescani, tenuti da singoli parroci, cioè, come si fa a fare una valutazione così, diciamo, riduttiva e meschina? C'è certo un problema di onestà e di legalità, chiamiamola fiscale, per quei beni, ed è su questo che nasce tutta la polemica, che talvolta impropriamente la Chiesa o alcuni uomini della Chiesa tendono a sgravare dagli doverosi oneri fiscali facendoli passare per attività caritative. E questo è un problema che deve risolvere lo Stato italiano e che a mio avviso può essere risolto, ammesso che sia ancora così acuto. Io purtroppo non sono un esperto di diritto canonico e nemmeno di diritto finanziario, deve essere risolto con i giusti interventi al limite dell'Agenzia delle Entrate, che insomma non è molto simpatica a nessuno, e attraverso una trattativa con gli strumenti che sono previsti nel concordato e nei patti lateralmente. Benissimo, ti ringraziamo Nuccio e a presto con un'altra tua intervento.